cette musique est tellement belle. Le ton qui me plaît comme ça. Vous aimez la musique? Faut jouer encore un peu. Oui, je peux jouer. Vous dansez? Oui. Vous aimez la musique romantique? Oui. Oui. Je pourrais jouer la chanson triste de Tchaïkovski. Ah. Bien. Oui. Allora, io sono Guglielmo Monami e sono un assistente volontario in questo carcere da più di 20 anni. Tu non so se sai cosa significhi essere assistente volontario in carcere. Ecco, io sono autorizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia a venire a casa vostra, diciamo, per potersi conoscere, per poter avere con te un rapporto fraterno, un rapporto di sostegno morale, dice la mia tessera, sostegno morale e reinserimento sociale. Io non faccio parte dell'organizzazione, io non sono né un agente di custodia, né un educatore, né un assistente sociale. Io vengo qui perché sono cristiano, perché so che tu sei mio fratello, abbiamo insieme lo stesso padre e quindi più fratelli di così non potremmo essere. E io in questo carcere sono entrato, come ti ho detto, tanti anni fa e le prime volte veramente sono rimasto sempre impressionato da questo aprire e chiudere i cancelli, le chiavi che girano, le guardie. Beh, però tutto questo bisogna buttarselo dietro le spalle, non bisogna pensarci. Questa è la vostra casa, diciamo, di espiazione. È una casa dove voi potete trovare forse un momento di riflessione, un momento forte della vostra esistenza. Tu invece mi pare che sono 6 anni che c'è. Sono quasi 7 anni, è bello quasi che... Quasi 7. Quasi adesso ho cominciato a fare l'abitudine, che è una cosa normale, che tu entri e esci, parli con delle persone che sono detenute, e molte volte fai dei paragoni come se fossero libere e gli crea anche dei problemi. Per esempio l'altra volta quando giocavo a pallone con i ragazzi del G8, che avevano fischiato alla fine della partita, mi è venuto spontaneo dire, vabbè ragazzi, mo ce ne andiamo tutti a casa. Cioè, giustamente si sono messi a ridere perché... E davvero da 7 anni tu non l'hai mai detto fuori da qui a nessuno, a parte tua moglie? No, non lo puoi dire, perché se tu lo dici purtroppo fai parte di quella società cosiddetta bene, che purtroppo sono quelli, come lo pensavo anch'io prima di fare questa esperienza, che voti per la pena di morte, che dici se vanno presi vanno ammazzati. Vabbè, questa, quello che tu dici la società è un conto, ma io non l'hai detto, cioè tua madre gliel'hai detto? Ma no, perché